telespettatori, buonasera, eccoci qua per un altro appuntamento di time out con altri due illustri ospiti che sono il senatore Grimani e il deputato Marchetti. Buonasera. Due Senato. novità assolute di questa eh, campagna elettorale, eh, frutto di questa campagna elettorale, PD e Lega, eh, due persone che si aspettavano di essere elette, lo diciamo subito, chiediamo, Marchetti. Beh sì, dai, avevamo un buon presentimento sì, perché bene. il vento era buono. Presentimento. Era possibile, era, era possibile, possibile <ride> ma poi dopo... Ok, era possibile, perfetto. Grimani, ci togliamo subito il pensiero su una cosa, ma Silveri che ha vinto contro di lei il, il, il posto da segretario provinciale, come l'ha presa questa cosa? Ma immagino <ride> che l'avrà presa bene, quello era un confronto sugli assetti del partito. Mm. Uh, dopodiché lo scenario elettorale imponeva un percorso diverso, io sono stato candidato e credo che lui sia stato contento di questo, cioè senza ipocrisia. Poi siamo una comunità che si confronta nei congressi e poi dopo si, si proietta su, sulle elezioni e Bene. siamo tutti uniti in quella fase. Bene, uniti, sicuri, uniti anche a Terni, adesso siete uniti anche a Terni? Abbiamo delle difficoltà perché mm. poi le, la, le persone ascoltano, ascoltano leggono. Quindi va ricostruita la comunità. Ci sono dei problemi di tenuta, non c'è dubbio, dobbiamo ricostruirla bene. Marchetti, è vero che siete diventati il PD voi del, dell'Umbria con il vostro 22% e poi base operaia. Proprio avete preso voti loro, eh? siete diventati voi il PD dell'Umbria? Assolutamente abbiamo preso il PD dell'Umbria, no, però siamo riusciti ad intercettare tantissimi dei bisogni mm. della classe operaia. Di quelli Ma siete che una volta sono state l'unico partito, mi sbaglio, anche strutturato come partito storico. Eh, Noi siamo ah. l'ultimo un grande partito, come in tanti ci hanno definito. Abbiamo una struttura. Beh, grande che... dovete arrivarci, loro erano arrivati al 35 sì. la... okay. sì. Però noi sì. abbiamo quella che forse un tempo aveva il PC come struttura interna, dove i segretari politici sono ancora i segretari politici e dove i capigruppo si interfacciano con il segretario politico e portano l'azione politica del territorio all'interno delle istituzioni. Eh, invidia da parte di Grimani che ci sia ancora un partito strutturato così oh, forte? No, invidia no, lo siamo anche noi un partito strutturato, ha subito un colpo con le elezioni. Ma non è che è in discussione la nostra storia, la nostra capacità di essere un partito popolare. Dobbiamo ricostruire alcuni passaggi nostri interni e nella capacità di proiettarci all'esterno. Però siamo ancora un partito che vive, che ha una storia, ha un percorso. Ci confronteremo nelle prossime settimane sulla base di questo. Consci di una sconfitta grave che è sotto gli occhi di tutti? La sconfitta è stata tremenda, uh, Marchetti dopo. Uh, non deve commentare la, la vostra vittoria e neanche la sconfitta del PD, ma un'altra cosa le dirò, ma invece com'è che il PD così fragorosamente è crollato in un'Umbria che era sempre stata rossa ma anche sempre stata conservatrice al fondo? Allora, il PD è crollato per un vento di carattere nazionale, direi. Ma solo vero... nazionale, su! Beh, mi sembra evidente, noi abbiamo delle responsabilità mm. però potrei dire che in Umbria comunque abbiamo fatto il terzo miglior risultato di tutta l'Italia però è una magra consolazione Molto che ha, no, magra Magrissima, infatti yeah. l'ho detto solo mm. per giustificare mm. la, mia, la mia riflessione mm. non c'è dubbio che la nostra attività di governo non è stata sufficientemente incisiva eh, soprattutto sul lato del disagio di una parte della mm. nostra popolazione e quello secondo me è il tema che ha pesato di più e che ha fatto fuggire gli elettori dal Partito Democratico. Però abbiamo la possibilità di ricostruire, secondo me, un profilo su questo, partendo dalle cose fatte, che non sono state giudicate sufficienti dagli elettori, ma ci sono e da lì dobbiamo ripartire. Ma non c'è poca autocritica Marchetti da parte del PD? Lei che dice? Ma oggettivamente è uno degli esponenti che ne ha fatte più tra quelli okay. che ho incontrato fino ad oggi. Quindi gli altri anche meno. Gli altri anche, sta... meno, gli altri anche meno, se okay. tanti si dicono addirittura qualcuno anche vincitore, quindi dico, vabbè, eh, ognuno ha la sua interpretazione delle cose. È chiaro che i problemi in Umbria ce n'erano tanti, dalla viabilità ai trasporti, mm. alla disoccupazione, 20.000 giovani che hanno lasciato la regione negli ultimi 5 anni cercando un'opportunità lavorativa all'estero, che evidentemente la classe politica che amministra in ininterrottamente da 70 anni mm. non era stata in grado di garantirgli, eh, ci sono state le grandi vertenze aziendali e è, è chiaro che il sistema che ha portato a queste vertenze è questo sistema mm. molto europeista che vede avvantaggiare all'interno mm. del territorio nazionale le multinazionali a discapito della piccola e media impresa di cui peraltro è fatto il tessuto nazionale per il 99%. Dica la verità, avete spaventato gli elettori con la, la storia dell'immigrazione Marchetti? No, assolutamente. No. Noi abbiamo, Sicuro? come ho detto anche prima, interpretato un, mal un malessere mm. diffuso. E di stamattina la notizia che ho pubblicato prima ci sono degli immigrati richiedenti asilo nel comune di Città di Castello, è intervenuta la polizia perché c'era scritto nei muri: vendiamo erba che avevano scritto loro, c'era il via vai, il è. un po' troppo. Eh. Avete, avete del pari eh, sottovalutato? il fenomeno immigrazione non avete dato garanzie alle persone più deboli delle fasce più deboli che non c'erano vantaggi per gli immigrati qual è stato il vostro allora, errore qui in questa domanda centra un po' il problema perché non c'è dubbio che i disagi che ha prodotto il tema dell'immigrazione hanno influito soprattutto sui più deboli coloro che hanno più difficoltà che abitano nelle periferie che hanno magari meno strumenti per difendersi no poi, dopo la malavita non è soltanto legata all'immigrazione, altrimenti eh, metteremmo tutto dentro un calderone. Certo. Il tema c'è. Eh, ora, io però mi domando che questo tema non è che lo ha creato il Partito Democratico nella sinistra. I flussi migratori dovuti in parte alle migrazioni economiche, in parte alla vicenda dei profughi, sono un tema del passato e lo sarà un, sarà un tema del futuro. Quindi. Eh, io aspetto chi si dovrà misurare con, su questo problema aspetto un nuovo governo in Italia e vedremo se farà cose migliori di Marco Però, Minniti. Però bisognava eh, usare il cervello, bisognava usarlo un po' prima, forse e meno ideologia, meno cuore da parte della sinistra, meno pancia magari da parte della destra, lei che dice? Dico che rimane sotto gli occhi, secondo me, il lavoro di Marco Minniti come ministro dell'Interno, il quale credo abbia adoperato Testa, ma nello stesso tempo cuore, ma è stato anche risoluto. No? Però alla, alla gente e non è bastato. Non è, non è, è bastato, okay? però quella è la strada. Mm. È che, quando si perde, si perde, poi non è che però bisogna rinnegare tutto ciò che è stato fatto, perché con il ministero dell'interno guidato da Marco Minniti il flusso degli sbarchi è diminuito perché c'è stata una modalità di gestione. Della questione sbarchi molto più seria con delle cooperazioni in loco, penso alla Libia, no? Tant'è vero che il tema si è spostato sulla condizione umanitaria dei centri di detenzione libici. Quindi il tema adesso dovrà essere affrontato con serietà perché io aspetto chi vuole rimandare a casa 600.000 clandestini come ha annunciato in campagna elettorale, aspetto come farà e quanto tempo ci metterà. Tutti aspettano adesso eh, di sapere ehm, quali però, sono giusto, le promesse. Noi abbiamo pagato insomma, okay. eh, il la, prezzo, cioè, noi l'abbiamo dato il nostro lavoro. Da sindaco non aveva avuto però la percezione, io dico che sempre i sindaci hanno una capacità di, di... hanno un territorio sotto di loro, una capacità di percepire i problemi un pochino prima degli altri. Da sindaco non aveva aveva capito che questo era il tema, che su questo si stava sbagliando, la sinistra non andava bene? Ehm, su alcuni aspetti, perché è vero, la nostra capacità di gestione, soprattutto dei profughi che venivano distribuiti sul nostro territorio, spesso era insufficiente, nel senso che mancava l'aspetto di possibilità di impiego di queste energie e questo veniva percepito male dai cittadini che magari vedevano questi ragazzi in una condizione diciamo di come dire, di permanenza sui nostri territori senza un grande impiego, okay, per essere eh, chiari: e questo, che magari rubavano anche cosa... un posto sulle, alle case popolari o alla Ma questo insomma... magari no, perché spesso no, i, i rifugiati avevano diciamo, una, okay. una gestione della loro Però vita: in, in... in case, in centri di accoglienza specifici. Ok, in prospettiva. Dico. Mm. Magari mm. un eccesso di burocrazia nella gestione della loro presenza. Mm. Questo ha pesato. Ha pesato sì. Marchetti sull'immigrazione sull avete vinto e va bene, basta, il lavoro. Il lavoro, ehm, davanti a queste telecamere l'abbiamo ripetuto più volte, la Lega ha vinto con una promessa eh, agli Umbri, evidentemente recepita, fuori discussione, di nuovo lavoro, di lavoro ben retribuito, di lavoro che riparte. Come siete riusciti e adesso come, come fate a mantenere gli impegni? Intanto buonsenso e dignità. Un reddito minimo garantito per chi lavora, 10 euro l'ora mi sembrano una paga equa e onesta per chi veramente si impegna, che eh, è chiaro che tanti di quei ragazzi che sbarcano vengono utilizzati soprattutto al sud per lavorare a 3 euro l'ora nelle cooperative e sono soldi che ovviamente un italiano giustamente non accetta perché non riesce ad andare avanti. Sul lavoro il rilancio avviene modificando la tassazione, il nostro è il paese con la più alta pressione fiscale d'Europa che si aggira in determinate aziende anche intorno al 70%. Rilanciare il lavoro è possibile lasciando più soldi in mano alle imprese, quindi una tassazione al 15% per tutti. È un lavoro che non è che si fa in due giorni, è un lavoro che ci vorrà una legislatura per vedere i primi frutti, è chiaro, nessuna ha la bacchetta magica, però speriamo di riuscire a mettere mano al governo. Gli Umbri l'hanno recepito perché dopo 70 anni che hanno visto una gestione che magari poteva essere anche valida all'inizio, 40 anni fa, non lo è più oggi, dice ok cambiamo. E noi siamo stati in grado di interpretarlo. Se gli operai sono a sinistra, è più sinistra la Lega o il PD adesso? Eh? La, Lega, <ride> la, Lega. <ride> la, la Lega. Credo che andranno visti gli atti concreti poi eh. per fare una disamina. Noi abbiamo governato in un certo modo cercando di promuovere una maggiore flessibilità del lavoro, qualcosa va prodotto, perché non sarà il milione di posti di lavoro perché alcuni poi sono scemati nel tempo. Vabbè. Però gli ultimi dati qualcosa. Evidenziano in termini di risultato Però evidentemente risultato. non erano soddisfatti neanche di questo tipo di lavoro Chiedono, mi sbaglio, o chiedono di poter guadagnare di più anche gli operai Di lavorare di più e di guadagnare di più alla Lega ma, Mi sbaglio? Ma assolutamente mm. cioè, da quando comunque è arrivato l'euro È chiaro che la vita, il costo, il caro della vita è raddoppiato Non prendiamoci in giro Chi prima guadagnava un milione di lire Stava veramente bene, oggi con mille euro una famiglia non si mantiene, Dici, gli italiani e gli umbri non fanno figli, lo credo, non c'è lavoro e con cosa li mantengono? Con uno stipendio solo una famiglia non va avanti, fra tasse e bollette è impensabile, quindi è chiaro che tutti vogliono un reddito che sia all'altezza del caro Ida. Mi dice perché, Grimani, io qui non me ne faccio una ragione, come mai l'Umbria... Eh, il PD dell'Umbria un po' di autocritica seria non la fa e non dice abbiamo sbagliato anche noi, perché l'Umbria rispetto al resto d'Italia, oltre a aver fatto trionfare la Lega e loro sono felici, voglio dire ha avuto un vero cataclisma: cioè, è probabile che ci sia un vento nazionale, anzi, è certo che ci sia un vento nazionale, ma possibile? Lei non ravvisa qualche errore serio dei governi locali? No, no, ma noi sicuramente abbiamo fatto degli errori, sicuramente siamo percepiti in difficoltà, altrimenti avrebbe il governo locale probabilmente contribuito a invertire anche una parte dell'esito delle elezioni. Noi facciamo autocritica perché alcune cose le abbiamo sbagliate, se no non, non saremmo qui a discutere di questa sconfitta. Però non credo che abbia inciso un problema umbro, anzi io credo che. Io dico che è un pochino, forse sì, un po' autoreferenziale questa classe dirigente umbra. Però sinceramente. Ehm, Dice, adesso lo dicono tutti, ehm, bisogna parlare con la gente, no, però noi insomma, abbiamo assolutamente autoreferenziale. A, no. mm. cioè, in alcune parti, cioè, le, le, le vittorie nei collegi uninominali, ma non tanto nell'Umbria, nel, nell dove insomma qui ci sono. C'è cioè Marchetti, tra l'altro, autore di una vittoria importante. Però mi sembra che le, le vittorie del Movimento 5 Stelle e dei candidati della Lega spesso siano state a prescindere dai candidati locali. Io ho visto più un voto che andava verso il sostegno di quelle forze per punire anche il PD, che magari mm -hmm. non era stato ritenuto... Un, un interlocutore di governo adeguato, ma è andato questo voto al di là delle candidature in campo, io do questa percezione, lo vediamo anche in altre regioni. In cui okay. Pensiamo allo scontro Minniti contro Cecconi del Movimento 5 Stelle. Cecconi neanche si voleva andare al mare, perché insomma mm, quello è un po' lo specchio dell'Italia. Non è qui che la situazione è analoga, ma insomma. È probabile. Però ripeto, il risultato umbro. Che è speciale. È un, è un risultato speciale. La Lega saranno bravi quanto, quanto vogliono, però certo. sono, eh, arrivano da Marte rispetto all'Umbria, no? cioè arrivano dal profondo nord. No? No. Ho 30 anni. Io ripeto, secondo me sta cambiando il bipolarismo politico, cioè non c'è più un bipolarismo destra-sinistra, ma mi pare c'è cioè un bipolarismo tra un pezzo di società che è ritenuta di elite, mm -hmm. o comunque cetro medio che sta bene, e tutto il resto ecco. di coloro che sono in condizioni di disagio. Dentro questo bipolarismo noi ci siamo un po' smarriti. Gli mm -hmm. elettori comunque ci hanno ritenuto Vi come come... non sufficienti rappresentativi di chi è in disagio, al di là della vicenda umbra, okay. in parte sì, e questo ecco. è un problema. Ci avete questo giocato problema, su questo Marchetti? Il problema, il problema secondo me è un altro è che non mm. esiste più il ceto medio si passa dalla povertà alla ricchezza mm. assoluta è venuto meno quella fascia centrale che per anni ha spostato l'ago della bilancia sul baricentro noi abbiamo interpretato e l'ho detto più mm. volte anche oggi mm. proprio quella parte che mm. non ce la fa più Renzi vi ha aiutato o sì. avvantaggiato? Quando <ride> mi chiedono eh, di chi è in merito di questo successo mm. della Lega io dico sempre dei due Mattei Matteo Salvini okay. e Matteo Renzi, Renzi è più, stato più Matteo nostro, Renzi o più Matteo Salvini? Ma sicuramente il okay. nostro che te l'ha fatto tanto ma anche Renzi ci ha aiutato mi mani è d'accordo? assolutamente no, no. Renzi sì, anzi ha sì. consentito al PD di non scivolare ancora più in basso in questi anni Sicuro? Sono convinto di questa cosa sicuro? che cosa rimproverano gli elettori a Renzi? ma rimprovano l'essersi arroccato nei palazzi l'aver fatto una politica personalistica mm. non aver ascoltato i problemi aver fatto promesse e non averle mantenute aver perso il referendum dicendo se perdo me ne vado ad essere ritornato mm. aver bloccato la boschia a Bolzano la lista è lunghissima di cose sbagliate che ha fatto Renzi. anche e le che banche. Sicuramente la sinistra non si meritava, anche soprattutto anche le, le banche. banche. Mm. Ci sono tantissimi risparmiatori, sono 200.000 solo tra l'Alto Tevere Umbro e il centro toscana, quelli che hanno perso soldi e risparmi di una vita. Rimani gliel'hanno chiesto in campagna elettorale delle banche? No, qui no. no. no, no. no. A Terni, cioè in Umbria non ho mai non ho sentito questo. Gli hanno parlato male tema. di Renzi? Sì, sicuro. Sì. <ride> e imputandogli che cosa? Soprattutto. Imputandogli io quei con cui coloro con cui mi sono trovato a confrontarmi, mi imputavano la, cioè, un te, il tema del referendum sicuramente, anche se secondo me è un tema che visto oggi mm. andrebbe rivalutato perché oggi non abbiamo sì, il sistema che non produce governabilità okay, però era stato però identificato con una persona e è, è stata bocciata esatto, bocciato, quello è stato l'errore, sì. un'eccessiva personalità. lo ha detto anche Renzi, detto anche Renzi sì. poi il tema della Fornero ad esempio io non credo che si abbia inciso tanto il tema delle banche nella nostra regione mm. oppure il tema della Fornero, per sembra un mm, tema pesante esatto. per un pezzo di società. Allora, giustamente i partiti più strutturati, ma adesso siete strutturati anche voi, però più storici, insomma, quelli che non hanno vinto, il PD, ma anche Forza Italia, voglio dire, no, Quelli che non hanno vinto dicono: per forza ci sono le persone che possono raccontare le balle <ride> e poi la gente gli crede, vedete, poi se riescono a mantenere le promesse. Fornero è un, abolirla è una cifra mostruosa. Da che parte cominciate? Eh beh, eh, è, chiaro che, è chiaro che dopo 40 anni mm. la gente va mandata in pensione, va rivisto completamente il sistema pensionistico IMS e INEL, mm. ci sono dentro dei parametri che possono essere modificati, c'erano 180 pagine presentate dalla Lega su dove trovare i fondi. E, è molto lungo da spiegare adesso, qua. Comunque, sul sito nostro www.leganord.org c'è 180 pagine non le leggo neanche io. <ride> piccolissime parate, tipo sono, troppe, delle sono troppe, però è chiaro mm. che va fatto. I dipendenti pubblici che mm. solitamente hanno sostenuto la sinistra, soprattutto in Umbria, hanno votato la Lega perché. Non ce la fanno più, dice io ah, dopo 45-46 anni di lavoro devo stare dietro ad un pc che ogni mese mi cambia la funzionalità, non riesco più a rimanere concentrato, sono stanco, non ce la faccio, vorrei godermi i nipoti. Cioè è giusto che una persona dopo 40 anni vada in pensione, su questo noi dovremo indirizzare, se riusciremo ad ottenere una maggioranza di governo, l'azione politica tra le prime cose da, da andare a modificare. Ma come si fa a, a trovare un equilibrio finanziario su questo? Perché diventa spaventoso perché ci sono dei vincoli dell'Europa, adesso parliamo anche dell'Europa ma tra un momento. Come si fa? Cioè voglio dire, questo non fa il paro con i 5 Stelle che, che danno il reddito di, di cittadinanza a tutti? Non Io sono che... quelle cose esagerate che dice, da campagna elettorale. Poi uno, uno prega il Signore che non gliele fanno fare, perché se no... Chissà dove Io, se c'è no? una cosa che ho imparato in questi mm. cinque anni di politica è che mm. quando c'è la volontà politica il tondo diventa quadro e l'acqua volendo torna indietro. Quindi, se c'è volontà, la copertura si trova. Facciamo salire l'acqua ah, ne nell'altro teve al din su, al okay, di, al ben, di su. Perfetto, facciamo perfetto. salire l'acqua al di su, <ride> <ride> perfetto. Cioè vediamo se, se ci riusciamo. Europa, <ride> Europa, poi torniamo in Umbria. Adesso facciamo però un piccolo, un piccolo giro. Europa è questo gran problema per voi? Continua a essere questo gran problema? Cioè, allora, l'Europa quando nacque dai padri costituenti, i padri fondatori, era un'idea un meravigliosa. Parlava di un'Europa dei popoli dove c'era coesione e collaborazione, non dove un paese intelligentemente, mm -hmm. ovvero la Germania, schiacciava tutti e riusciva mm -hmm. ad ottenere il dominio su tutti i stati membri, cosa che non riuscì a fare con i carri armati durante la seconda guerra mondiale, ce l'hanno fatta con le banche oggi. E loro dicono una cosa molto semplice, che io condivido e noi condividiamo in pieno, ovvero. Se quanto delibera l'Europa va contro gli interessi nazionali, noi non lo recepiamo, questo deve essere. Se quanto tu mi imponi, tu mi obblighi, va contro gli interessi dell'impresa, dei cittadini, comunque dell'Italia, noi diciamo no. Onorevole Marchetti, è un terreno sdrucciolevole questo, è eh? difficile dire quando è, quando, eh? quando sì e quando no, eh? No? Ci la Germania ci riesce ok, Dice, impariamo dalla Germania ah, sì, Adesso. Grimani, l'Europa gli avete dato troppo spazio, avete creduto troppo all'Europa, mm, a allora, criticamente? No, direi di no uh, 30 secondi per dire l'Europa uh, va riformata uh, la proposta che il PD aveva era quella degli Stati Uniti d'Europa, con un profilo popolare e politico della nuova Europa, tant'è vero che la proposta era anche dell'elezione del Presidente della Commissione su base Diciamo elettorale transnazionale. Primo: quindi maggiore peso politico all'Europa. Seconda questione: noi siamo stati con Renzi, soprattutto quando è divenuto Presidente del Consiglio del 2014, un partito che è andato in Europa dicendo: basta soltanto un confronto sui numeri e sui decimali, apriamo un confronto su altri temi, sui problemi reali che sono quelli dello sviluppo, quelli dell'immigrazione e una maggiore flessibilità in termini economici, tant'è vero che questa flessibilità Matteo Renzi la ottenne come Presidente del Consiglio e ottenne un riconoscimento anche delle spese per l'immigrazione su base europea, tant'è vero che da lì anche la Germania è stata chiamata in causa pesantemente sul tema dell'immigrazione. Eh. Le fasce più deboli che dovrebbe, dovrebbero trovare nel PD un rappresentante importante, non l'hanno vista come un nemico questa Europa? L'hanno vista in parte come un nemico perché, probabilmente, soprattutto sul tema economico, sul tema dell'eccessiva rigidità, sul tema della perdita del potere d'acquisto, qualcosa ha pesato sulle tasche degli italiani. Almeno questa percezione. Ma i benefici di stare in Europa sono innumerevoli rispetto agli aspetti che vengono percepiti come negativi. Se ne uscissimo eh, no. no. dall'Europa insomma pagheremmo dazio mm. pesantemente in termini di tassi di interesse, di sostenibilità del nostro debito pubblico, mm. si aprirebbe una fase complicata. Io da, credo che sindaco riuscito, bisogna approfondire questa cosa. è riuscito questione. a spiegarlo alla gente sua? No. Non sufficientemente, se no avremmo ottenuto un risultato migliore. Un altro insomma. risultato. Eh? Uh, io sono, sono ossessionato da una cosa, sono convinto che la, la prossima... I prossimi anni, non sappiamo se, se con voi, perché chissà se parte certo. questa legislatura, chissà, chissà, però volevo dire: il problema di domani è e si chiama debito pubblico. Qualche volta penso eh, di dirlo solo io, di dirla solo io questa cosa. Ho sentito rappresentanti 5 Stelle che dicono: si può fare in deficit. La Lega non è arrivata lì, ma ci siamo quasi, non è il problema il debito pubblico cioè se una famiglia ha un pacco di debiti e magari glielo comprano pure i cinesi voglio dire, non può andare a fare la settimana bianca no? eh? Dico bene? No. Ma assolutamente, no. cioè, che il debito pubblico sia uno dei mm. principali problemi di questo paese, sotto gli occhi di tutti però eh, io almeno per gli ultimi 5-6 anni ho sentito dai tecnici ai governi che si sono susseguiti tutti parlare di ce lo chiede l'Europa, e su sta roba ci hanno massacrato e così andremo a, a risistemare anche il debito pubblico rispettando i parametri che ci impone Bruxelles. Io a distanza di sei anni le chiedo, il debito pubblico è diminuito o è aumentato? Tragicamente è aumentato, ma è un problema di Renzi questo, poi adesso lo chiediamo a lui. Eh? <ride> sì. Assolutamente, mm. quindi è chiaro che eh, la riforma anche della spesa pubblica... Ha, va fatta con criterio, cioè non è facile chi prende il paese in mano oggi avrà sicuramente un ruolo oh, incredibile bene, questo, allora siamo in due pensare, perfetto, benissimo uh, Grimani, come si fa ad aumentare con tassi zero da, a far aumentare il debito pubblico questo, possibile diciamo che non che, è stato uno dei problemi allora, il, vostri il, sì? il rapporto al PIL mm. nell'ultimo anno okay, si è, si è okay, fermata la crescita okay. del debito pubblico, quindi però per c'era uno messi. sconto dai tassi di, di decine di miliardi. Perché eh. Eh, il governo Renzi comunque ha adottato una strategia di finanziare con la flessibilità che ci ha concesso l'Europa un pezzo di sviluppo, non soltanto gli 80 euro, mm. che comunque qualcosa hanno consentito. Ha trovato diciamo, i margini per finanziare una parte di incentivi nel lavoro, sul tema del lavoro, soprattutto nel 2015, poi dopo il tema che sono durati poco con gli incentivi. Ci sarebbe da discutere su questo, però c'è stata una fase in cui un allentamento della rigidità è servita per finanziare un po' di sviluppo. Qualche risultato c'è stato, non sufficiente o forse non sufficientemente per... Dopo torniamo in Umbria, ma la politica dei bonus lei la, la rifarebbe, la risottoscriverebbe tenendo presente che comunque hanno diminuito il debito delle famiglie, hanno aumentato il debito delle Io penso, stato, la, la politica dei bonus, quanto il bonus sono? 80 euro? Sì. Tanto è vero che nessuna forza politica li vuole cancellare, Loro lo vogliono eh, nessuno, neanche i 5 quindi, Stelle. Sono, oh, allora fate il governo siete insieme: così male, no? con gli 80 euro fate il governo insieme, partite dagli 80 euro col PD, no. <ride> pensavo con i 5 stelle 5 stelle poi si coda non lo so eh, quello che ti è stato chiesto è grande responsabilità e mm. questa dovremo averla è chiaro che mm. noi faremo il governo mm. con chiunque sottoscriverà i nostri voi punti voi siete sicuri che avete il 17% solo il 17% esatto. da soli sì. Sì, sì, che è la metà di quello che hanno preso i 5 stelle so. sì assolutamente perché, perché Però... la matematica qualche volta è un'opinione eh, ne, nella politica incredibile. Uno è incredibile mette... perché è la coalizione centrodestra che ha preso il 30% assolutamente, assolutamente. Sì. all'interno siamo la forza più forte, quindi gli alleati sono e resteranno okay. i colleghi del, del centrodestra. È chiaro però che ognuno di noi in campagna elettorale ha speso parole, ci ha messo la faccia dietro a un programma che era chiaro, sintetico e chiaro su dei punti chiave su cui ci hanno dato fiducia. Su quei punti noi non possiamo assolutamente... Non volete collaborare con loro perché volete diventare il PD di domani? <ride> cioè, no? più Non dei, possiamo più collaborare stelle stelle con loro perché no, i programmi no, sono no, assolutamente no, lontani. Siamo veramente agli opposti. Rimani, lei è meno giovane, è giovanissimo, certo. ma meno no, giovane. No, no, è giovanissimo. Si farà un governo, che pensa? Allora, io mi auguro che venga fatto un governo da parte di coloro che hanno vinto le elezioni. Noi abbiamo perso malamente per tutte quelle valutazioni che abbiamo, per tutti i motivi che abbiamo poc'anzi elencato. Credo che l'onere della prova aspetta Movimento 5 Stelle e Centrodestra. Lega, in particolar modo, che ha avuto il risultato migliore del Centrodestra. E noi faremo un'opposizione responsabile perché abbiamo la cultura della responsabilità e quindi aspettiamo se di vedere all'opera. Se serve un voto per una cosa, no. Non si sa, va bene. Bisogna questo. votare cose che program... no. da punto di vista programmatico Il mantenimento coerenti. degli 80 noi, euro. Noi, noi su questo, al di là dell'opposizione dell che abbiamo sì. fatto nella scorsa legislatura, sì. se c'era da votare qualcosa che andava per l'interesse certo, nazionale, certo, siamo sempre andati dietro. Cioè non, non re, è il no a tutti i conto, 5 Stelle. Nostro, vi rendete eh. conto che comunque se fate un governo con 5 Stelle vi danno il Ministero degli Esteri, l'Agricoltura e... I rapporti col Parlamento? No. no, al di là. Se ne sta occupando il segretario federale okay, dei rapporti ovvia, con gli altri partiti. Ovviamente, so fi, ovviamente finiamo sull'Umbria. Alle decisioni che... È, è stato piacevole, voglio dire, due volti nuovissimi, veramente, anche due sorprese, voglio dire, no, del, del panorama del prossimo Parlamento, benissimo. Umbria, che cosa si deve aspettare da voi sempre che tutto parta che, e che tutto funzioni? Grimani. Allora, noi dobbiamo cercare di lavorare su quei temi che sono nei dossier insomma, da tempo per quanto riguarda la nostra regione. Io avrò un occhio di riguardo per diciamo, quel pezzo di regione in cui mi sento più collocato e quindi penso alle vicende dell'area Ternana, l'area di crisi complessa in particolar modo che per noi è uno strumento tra regione e Stato fondamentale per il rilancio dell'economia. 70 milioni disponibili che potrebbero portare alla creazione di 2-3 mila posti di lavoro e l'attivazione di investimenti che possono rilanciare, rilanciare un tessuto un po' appesantito. Questo è il punto di partenza perché vengo da un'area che ha pagato particolarmente la crisi di questi anni e poi insomma, un occhio di riguardo per tutta l'Umbria, questioni infrastrutture per prime che sono diciamo, carenti, è un tema su cui dobbiamo insistere, ad esempio. Avete messo in conto per errori vostri di perdere il Comune dei Terni? È una sfida complicata, è una sfida complicata. Ma... Dobbiamo ricostruire una proposta seria, non, non eccessivamente partitica. Apertura alla società civile. Ma lei che fa il sindaco? Come si fa a tenere però il sindaco di un default al suo posto? Eh? È diciamo più... che lì si è, tenuta, si è cercato eh... di resistere in un mm -hmm. quadro complicato. Eh, una prova di arroganza del PD, no. No, che si di responsabilità forte, fino in fondo. Poi dopo. Uh, eccoci qua. Allora, che, che diamo a quest'Umbria quando Beh. siamo in Parlamento? Marchetti, dopo dove, le promesse. Dove, mm. è mancato, dove è mancato il PD? Quindi, sicurezza, infrastrutture, mm. trasporti. Noi siamo senza treno, non esiste l'alta velocità. L'Alto Tevere Umbro, ma come larga parte della Valnerina è completamente isolata. Ricostruzione. Mm -hmm post terremoto, ci sono dei problemi incredibili. Ci sono delle casette che ancora aspettano, ci sono dei terremoti che ancora aspettano la consegna della casetta. Quella consegnata ha avuto anche dei problemi con il freddo, con la caldaia che non riusciva a scaldare l'acqua. Siamo stati più volte giù e la situazione è le, drammatica. Alemanno faceva il sindaco a Norcia. Ricordo, centrodestra, vi prego, però, eh. Eh, però il, corretti. Eh, il qua corretti che in fondo. il okay. potere che ha oggi mm. lo Stato dà ai sindaci è veramente mm. minimo. Loro non hanno un margine di operazione. Margine, cioè, loro veramente non possono muoversi. È di Ma qualcosa di più a si cui, poteva fare. A cui noi teniamo, qualcosa cioè. di più si può sempre fare. Mm. Meglio si mm. può sempre fare, e tutti mm. possono fare sempre meglio. Io credo che quello che poteva fare il sindaco di Norcia l'ha fatto poteva essere fatto meglio? È probabile. Però, ribadisco, fare il sindaco oggi è una missione incredibile. Perché il potere c'era tutto lo Stato centrale, quindi il governo, un pochino lo passa alle regioni i sindaci, si trovano con i spicci a dover gestire dei comuni che sono molte volte in situazioni veramente pessime. Parla un po' come, come uno del PD, Marchetti. Eh no? Qualcosa, qualcosa. <ride> oh, qualcosa eh, la è vero che nessuno vuole andare a Terni a fare il sindaco. Per Beh, in centrodestra, no? no, 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 centrodestra, no, no, no. centrodestra non no, è vero, no, non è vero, <ride> no, no, no. C'è una bella rosa di nomi perfetto. e ognuno sta rivendicando... Sta rivendicando, poi è chiaro che la Lega, avendo preso più voti degli altri di centrodestra, dovrà essere quella che dà le carte a tavola. Questo mi sembra Parese all'interno no? con gli alleati. È stata una conversazione piacevole, spero anche per i nostri telespettatori. Altro appuntamento per Time Out mercoledì sera. Grazie.